A quel tempo tutti aspettavano un grande re, promesso da Dio. Dei racconti della sua venuta si erano diffusi dappertutto. Uomini saggi e sapienti di paesi lontani, pastori e dotti, aspettavano la nascita in Giudea di un uomo mandato dal Signore, che avrebbe governato il mondo nella giustizia e nella pace. Per i pastori che si trovavano nei campi intorno a Betlemme, quella notte cominciò come tutte le altre. Mentre montavano la guardia, si scaldavano al fuoco e si raccontavano delle vecchie storie per far passare il tempo e tenersi svegli. A Roma, l'imperatore Augusto aveva ordinato il censimento di tutto l'impero. Ogni ebreo doveva recarsi nella città d'origine e registrare il proprio nome. Così si sarebbe tenuto sotto controllo il popolo ebraico. Così anche Giuseppe, falegname di Nazareth, discese a Betlemme, luogo di nascita del suo antenato, il re Davide, per farsi censire. Portava con sé la sua giovane sposa Maria, giunta al nono mese di gravidanza. Le strade erano affollate di mercanti e stranieri, le botteghe animate dal lavoro degli artigiani. Tutte le locande erano piene, non c'era un letto caldo, non c'era posto per due persone stanche che volessero riposare. Thank you.
A palazzo sedeva sul trono il re Erode, morbosamente attaccato al potere che gli era stato dato dai romani. Era sospettoso e pazzamente geloso di chiunque potesse cercare di togliergli il trono. Non avrebbe mai concesso ad alcuno di usurpargli il potere né di infierire contro il suo dissoluto reame. Alcuni astronomi, chiamati magi, scoprirono nel cielo una stella di insolita luminosità. Quella stella era il segno che era nato un grande re. Forse le antiche profezie si erano finalmente avverate. Un re era veramente nato nella lontana Giudea. Stiparono in fretta le provviste e, portandosi dietro ricchi doni degni di un re, partirono per Betlemme. La città era in subbuglio. La voce si era sparsa tra la gente di un avvenuto prodigio. D'improvviso il cielo silenzioso della notte si trasformò in una vampata di luce. E la figura di un angelo, pieno di splendore, comparve ai pastori. Essi furono presi da grande spavento, ma l'angelo disse loro: «Non temete. Proprio oggi è nato un bambino in Betlemme. Egli è Gesù, Cristo Signore».